esempio pratico su come usare OBS Studio NinjaRoot. Sì, non si può dire, però comunque andiamo a vederlo in questo video. Oh cavolo, perché non si vede niente adesso? Cavolini, un attimo vi mostro lo schermo. Ed eccolo qui, e possiamo iniziare subito col primo capitolo di questo video. Quindi andiamo qua e andiamo a vedere il primo capitolo di questo video. Andiamo a vedere le scene. Come funzionano le scene in OBS Studio? Andiamo a vederle cosa sono e soprattutto come funzionano le scene. Faccio vedere un attimo così. Allora, qui ci sono le scene che noi volendo le possiamo andare anche a rimontare. Tipo, una la facciamo me, poi ci siamo noi, poi facciamo schermo, poi facciamo schermo, schermo, poi dove più, più me, eccetera eccetera, qui, e qui eccetera eccetera, andiamo a mettere tutte le scene che vogliamo. In questo caso potremmo anche andare a mettere le scene annidate, lo andiamo a vedere dopo quando parliamo di fonti. Quindi direi che queste qui sono le scene, immaginatele come se sono degli scenari di un programma, tipo una volta che vi mostri il presentatore, un'altra volta lo sfondo eccetera, e quindi abbiamo visto. Adesso andiamo a vedere il contenuto di queste scene che si chiamano fonti. Andiamo a vedere cosa sono le fonti. Allora, le fonti sono praticamente il contenuto degli scenari. Quindi immaginiamo in me, andiamo a mettere un dispositivo di cattura video, cioè la webcam. Qui selezioniamo la nostra webcam, adesso io prendo quella orrenda del computer per farvi un esempio, ma selezionate quella che vi pare. In questo caso mettiamo questa qui orrenda del computer, vedete che è in 4/3, quindi se volete qui esce, andate qui fin quanto non esce questo, la prendete, mamma mia, e la mettete un po' più grande, così almeno abbiamo un'inquadratura in 16:9, che è molto meglio. Allora, invece nella scena schermo ci andiamo ad aggiungere o un cattura lo schermo o un cattura la finestra. In questo caso io vi consiglio cattura lo schermo. Quindi cattura lo schermo, qui selezionate il vostro schermo, tipo potete mettere questo qui che sto usando, il mio monitor grosso, questo qui. Eccolo qui, voi sembra piccolo piccolo piccolo, ma in realtà è bello grosso. In realtà è bello grosso questo monitor, eh? In realtà è una televisione molto grossa. E quindi potremo, vedete che bella animazione tra l'altro che ho fatto, va bene, lasciamo perdere Luigi. Qui potremo selezionare se mostrare o meno il cursore. Vedete, se lo levo, io sto muovendo il mouse ma voi non lo vedete. Vedete? Però in questo caso, per evitare un effetto strano, prendiamoci questo qui. Che lì ci sono cose mie private, c'è tutto, che non mi sembra il caso di farvi vedere. Lo schermo non ci serve più niente. Ma se qui c'è l'audio del desktop, cioè quello lì che si sente nello schermo. Vediamo un po' cosa riesco a far sentire qualcosa. No, non so se ci riesco. Proviamo a fare... come faccio... Ah no, non so perché non ho nessuna musica da farvi ascoltare lì, quindi non ha senso. Comunque qui si sentirà l'audio che noi sentiamo in cuffia o dalle casse, tipo o dalle cuffie oppure dalle casse, ecco qua. Però immaginate se potete mettere tutto quello che volete. Invece cattura la finestra è una funzionalità molto comoda, soprattutto se non volete far vedere l'effetto matriosca, tipo... Andiamo un pochino così. Se noi aggiungiamo cattura la finestra, ci chiederà quale finestra. In questo caso ci è andato a prendere quella di OBS Studio, ma possiamo andare a aprire qualsiasi finestra che abbiamo appreso. Ad esempio una cosa non privata, dashboard, ok, non è privata. Se si dovrebbe vedere nero, noi in automatico mettiamo Windows 10 o 10, Windows 10 1903 o superiore. E vedete che se adesso sto muovendo il coso sul dashboard, vedete che mi si muove anche qui.
Perfetto, questo qui tipo lo andiamo a mettere piccolino in un angolo ed ecco qua. In questo caso lo leviamo con l'occhietto e possiamo andare a vedere anche le scene annidate. Oh, ma mi sono dimenticata il capitolo di mettere scene annidate. Vabbè, le mettiamo noi le scene annidate. Quindi lo aggiungiamo noi il capitolo scene annidate. Qui ci andiamo a mettere ad esempio la scena. Dove ci andiamo a mettere, che ne so, la scena schermo più la scena nostra. E così potremo creare lo stesso effetto dove state vedendo adesso voi nel cerchietto. Non vi sto qui a spiegare, anzi, ci ho fatto già del video su come mettere il faccione nel cerchio, che ve lo linko in descrizione. Qui adesso ce lo andiamo a rimpicciolire, ce lo mettiamo tipo qui, ed ecco qui, che vedete, abbiamo messo la scena annidata. Ah, vi dico che l'ordine fa la differenza, perché vedete se la scena me la metto sotto, vedete che non si vede assolutamente niente, perché è coperta da un elemento più grande, cioè lo schermo. Bene, possiamo andare a vedere adesso subito il capitolo che credo tutti voi stavate aspettando e anche quello più comune. Andiamo a le impostazioni. Mi sto confuso con altri capitoli. L'impostazione di questo OBS Studio vi faccio vedere. Se andiamo in impostazioni, non le andiamo a vedere tutte, andiamo a vedere solo quelle più principali. Ci concentreremo sulle scorciatoie. Vedete che qui potremo mettere le scorciatoie da tastiera. Dico, facciamo me e non lo posso fare perché sennò mi fa interferenza con l'altro OBS e poi succede un macello. Quindi non andiamo a mettere nessuna transizione di scena. E però qui potete mettere le scorciatoie. Quello andiamo a vedere soprattutto l'uscita anche. Se qui avete problemi di codifica come nel mio caso, fate software che funziona sempre. Oppure io vi consiglio di registrare in MP4, in MKV, scusate, perché in MP4 se crasha OBS perdete tutto. Infatti sto pensando di fare proprio un video riguardo. Oddio mio. Ok, dovrei fare proprio un video riguardo. Vedete? Un attimo, facciamo un po', scusate che sto facendo tutto questo adesso. Dovrei fare proprio un video riguardo a questo, su quale è il migliore formato di registrazione. Un attimo, facciamo così. E lo giro un po'. Ok. Io in questo caso vi consiglio di mettere MKV. Ok, qui il percorso di registrazione io di solito lo metto sul desktop, così possiamo andare a vedere quello che registriamo. Facciamo seleziona cartella e qui clicchiamo ok. Abbiamo visto le impostazioni. Adesso finalmente, credo di tutti, stavate aspettando il momento di cliccare fortissimo su avvia la registrazione, quindi andare a registrare. Come per registrare potremmo andare in diretta, che non vi sto qui a spiegare, c'è stato già un bel video riguardo a questo, che ve lo linko nella descrizione forse, cioè quello lì che uso praticamente StreamYard, perché potete collegare con la fotocamera virtuale StreamYard ad OBS e andate in diretta, oppure direttamente da OBS. Comunque andiamo a registrare cliccando su avvia la registrazione. Qui possiamo assicurarci che il microfono funzioni, che tutto funziona per il meglio. Quando siamo pronti, clicchiamo fortissimo. Un attimo, vediamo un pochino. Andiamo un pochino qui. Perfetto. Quando siamo pronti per registrare, dobbiamo cliccare fortissimo su avvia la registrazione. Ci clicchiamo ed ecco che stiamo registrando. Noi potremo andare a cambiare la scena, andare verso la scena schermo. Adesso qui mi si sta crashando tutto, quindi se scompaio per molto tempo possiamo andare verso la scena schermo e quando abbiamo finito facciamo possiamo mettere in pausa e quando abbiamo finito di registrare facciamo termina la registrazione. Terminazione e l'ha terminata. Ci creerà un bel file, in questo caso un bel file che abbiamo registrato che lo possiamo andare a mettere, mandare su Telegram, mandarlo in tutte le parti che vogliamo. Se vogliamo, lo possiamo anche convertire facendo converti la registrazione. Ci cioè andiamo a prendere questo, ce lo trasciniamo, converti, la registrazione è stata convertita. Ci ha messo pochissimo tempo, ecco qui che abbiamo il nostro
video che abbiamo registrato. E ok, non credo che ci sia molto altro da dire, anzi, non ci sia per nient'altro da dire, e solo vi ricordo di venirmi a trovare su Telegram, su YouTube, e non diciamo mai su TikTok, non lo diciamo perché cancellati, mi hanno bannato, come sapete, stanno bannando tutti i minorenni, e vi do un appuntamento alla prossima.